un teatro all'aperto che ricorda quelli di epoca romana. È stato inaugurato in questi giorni a San Paolo di Jesi. I lavori sono cominciati un anno fa, circa l'investimento complessivo è stato di 156.000 euro. L'idea è venuta al comune, constatando che il piccolo borgo era sprovvisto del classico teatro. Io ero l'unico che non aveva un teatro a San Paolo, quindi ho avuto l'idea lì, seduta stante, di realizzare un teatro all'aperto. E ho pensato a questa zona, perché era una zona degradata, è stata risanata e ridata alla fruibilità pubblica. Sono stati già ammessi a finanziamento dalla società Collesini San Vigino SRL altri 233.000 euro di finanziamenti, di cui 149.000 a carico della società e la restante parte a carico del Comune di San Paolo di Jesi. Per fare che cosa? Per completare l'opera, per renderla ancora più funzionale, e cioè abbattere le barriere architettoniche creando un ascensore, realizzando gli spogliatoi per gli artisti, servizi igienici e magazzinaggio. In più sistemare tutta l'area attorno a verde e sistemare quella stradina che vedete alle mie spalle che porta a livello della provinciale SP35 di San Paolo. C'è già una locandina ricca di eventi per i prossimi mesi che aspettano solo di essere messi in scena. Non solo concerti, ma anche spettacoli teatrali e presentazioni di libri. Questo può avere uno sviluppo molto importante. Ho cercato di coinvolgere, oltre che l'AMAT, anche la Fondazione Pergolesi Spontini. Noi gravitiamo attorno a quest'area. In più ho voluto coinvolgere anche l'Università per adulti e l'Istituto Comprensivo per cercare di coinvolgere coloro che della terza età lavorano all'interno dell'Università per adulti e anche l'Istituto Comprensivo perché appunto i ragazzi sono la materia prima per poter lanciare l'attività teatrale in questo piccolo paese.